adesso di la ferula emula sta mandando il fiore, questa ombrella grossa con i semini. Io l'ho raccolta secca per farvi vedere che questa pianta, quando la incontriamo, io la vedo che la tagliano in continuazione. Se fate, andate a Capri, salite ad Ana Capri, da Ana Capri scendete giù verso il sentiero dei Fortini, trovate una foresta di queste piante. Vi assicuro, quando fra un mese stanno in fiore così, è quasi magico, perché le foglie sono alte così, e passate in questa foresta di fiori. No, sono giallini. Giallini pallidi. Ma la cosa interessante è che questi, i nostri nonni, facevano i tappi per i bottiglioni. Li tagliavano. Una specie di sughero. Li tagliavano, è tipo polistirolo. Così facevano i tappi. Vedete, alle varie altezze, dalle bottiglie fino al bottiglione. Dal fiore dell'agave invece americana facevano i tappi per le botti. Quando li dovevano sterilizzare. In effetti si comprava poco, pochi soldi, e l'ingegno era tanto. Per la sterilizzazione del profumo. Ma la cosa ancora più interessante, questo è un materiale leggerissimo quando è secco. Adesso ancora in alcuni posti in Sicilia, in questi piccoli paesi, fanno gli sgabelli. Gli sgabelli servivano per andare a mungere le mucche legati con la ginestra. Quindi erano così piccoli pezzi, messi incrociati a due, arrivavano all'altezza, lo fermavano e le donne avevano lo sgabello per mungere, ed era lo stesso che si portavano poi a controllo, si chiama, se ne andavano dove il sole non batteva a chiacchierare tutte vestite di nero. E in effetti usavano questo materiale, il fiore della ferula. Pensate quante volte magari questi fiori si buttano, potrebbero essere vicino ai rampicanti, anche lasciandoli così, una clematis in un vaso che fa questa molto leggera, uno gliela lascia vicino. Quindi riutilizzare i materiali che stanno in natura, soprattutto questi che andrebbero buttati, che molte volte magari andando in giro non li trova, che si sono abbattuti. Questi si possono raccogliere, perché non è che sta distruggendo la pianta. Si possono fare i discorsi che dice Titina con la land art, no? Ma anche semplicemente, uno ha un piccolo gelsomino, un rampicante, una clematis. Mettere una di queste e conficcarla nel vaso, oppure già in una fioriera, e fargli salire un rametto. Chi ha poco spazio, diventa un'idea intelligente di riciclare cose che possono... Ma si utilizzava diciamo non da secco, diciamo che era ancora fresco. Da fresco si utilizzava per fare i tappi. No, sempre da secco, perché se voi la prendete fresca si piega. Perché in effetti è piena d'acqua. Poi quando si asciuga diventa resistente. Li tagliavano con un sacchetto, con un serraccio. Non si toglieva. Perché poi in effetti è leggero. E poi addirittura aveva col coltello si faceva la conicità. In modo che uno quando lo metteva chiudeva, ma non andava dentro. E in effetti questo per farvi capire che le realtà contadine adesso. Già si vedeva la casa colonica, era fatta con gusto. Poi anche l'utilizzo, i cortili erano pietre arenarie. In mezzo alle pietre arenarie c'era qualche persicaria, ci stava qualche erigero. Le nostre nonne o bisnonne avevano anche pochi soldi, però sapevano mettere anche le cose con gusto. Ma adesso che vediamo tanti architetti che fanno delle cose, probabilmente pure interessanti, però molte volte sono anche... mettono anche una confusione, perché non sempre trasmettono il bello, a volte trasmettono confusione e non riusciamo a capire il momento, il gusto, questa cosa. In questa realtà contadina io vi dico queste cose, perché facevano gli attrezzi dai legni, dalle potature, quando potavano le arance, i rami a 90 gradi erano i pastinatori, i piantatori, gli uncini, i rami che erano, uno piegava i rami di arancia o limone, perché... piegando il ramo la fioritura non andava sotto al pergolato ma rimaneva basso, la pianta formava un gomito ed erano gli uncini per i panieri. Alla fine tutta sta cosa ci faceva capire che queste persone erano attente, cioè in fondo il saper riciclare a chilometro zero materiali, i panieri avevano le canne, la rundo, questa canna che cresce qua, oppure dall'ulivo o dai vimini o dal salice, avevano, certo li sapevano costruire, ma era quasi una necessità.